Ciao a tutti dal vostro pianista Gabriele Lattanzio. Il video che vorrò presentarvi oggi si chiama, è un video tutorial, del brano Musica che resta, un brano del volo, un mio arrangiamento con precisione e il ritornello di questo brano. È un brano mi è stato richiesto dal mio allievo Filippo, che ne approfitto per salutare in questo video. Ciao Filippo, bravissimo allievo di soli 7 anni, che ha già un buon gusto musicale e inizia a avere un vasto repertorio, eh? Complimenti a Filippo, ciao. E quindi partiamo subito con la riproduzione di questo brano, di questo mio arrangiamento, utilizzando come al solito il mio programma che si chiama MuseScore, e vai. C'è un ritornello e ritorno da capo e ripete la stessa cosa 2 volte. L'ho voluto far ripetere 2 volte anche se nell'originale non è così, giusto per ripassarlo in questa maniera. Allora, andiamo a vedere più da vicino ora gli accordi, tutta la mano sinistra. Sono accordi tonali, naturalmente. Accordo di re minore e l'ho fatto in questo modo, l'ho sviluppato in questo modo. Vedete? Re, fa, la, fa, re, fa, la, fa, ok? Ho mosso l'accordo di re minore, che appunto è composto da re, dal fa e dal la. Poi, dopodiché, nella battuta successiva, ok? Nella battuta successiva abbiamo quest'altro accordo, sempre re, fa, la. Re, fa, la, fa, re, fa, la, fa. Ok, qua, piccolo errore commesso. Andiamo a alzare questa nota. Ok, ora è corretto. Poi nella battuta ancora successiva ho fatto il rivolto di Sol minore. Che è Sol minore? Ricordiamo che è composto da Sol, Si bemolle, Re. E vado a rivoltarlo in questa maniera, con il Re in basso. E vado a movimentarlo in questa maniera. Re, Sol, Si bemolle, Sol. Re, Sol, Si bemolle, Sol. Ok? Ecco il suo rivolto. Nella battuta successiva ancora, siamo alla battuta numero 4, ho fatto questo accordo che è l'accordo di Do minore, perché va in Do minore, e anche qui ho fatto lo stesso lavoro. Do mi bemolle, Sol mi bemolle, Do mi bemolle, Sol mi bemolle. Ok? Poi, per concludere il nostro giro di accordi che si ripete 2 volte, ho fatto un accordo di Fa maggiore rivoltato, un Fa maggiore con il Do in basso, il Do in basso. Quindi il Fa maggiore che è composto da Fa, La, Do, ok? Da questi 3 suoni, le potete vedere gli accordi anche suonati sulla tastiera in alto. Vi faccio vedere qua col puntatore del mouse sopra questa tastiera virtualizzata sul programma, ok? E invece di fare Fa, La, Do in posizione fondamentale, ho fatto il suo rivolto, partendo dal Do, Do, Fa, La. E ho movimentato in questa maniera però, eh. Do, Fa, La, Fa. Ok, invece di ribattere il Do di nuovo, ho voluto fare una piccola variante. Ho fatto così, Do, Fa, La, Fa. E poi ho di nuovo Fa, La, Fa, La, Fa. Ecco, per poi ricadere di nuovo sul Re e ripetere lo stesso giro di prima. Questa piccola variante mi piaceva. Invece di fare così, ho fatto. E poi riparte e si ripete questo tipo di accompagnamento. Benissimo, ora andiamo a vedere anche la melodia che parte subito con una terzina regolare. La, Sol, Fa, Mi, Re, Fa. Allora, la Sol Fa è una terzina regolare, poi Mi da 2/4, Re Fa, poi ancora. Questa volta non fa più la terzina, ci assomiglia perché le note sono le stesse, ma le fa con questa ritmica. Siamo qua, con precisione, ecco, da questo là. Ecco, non è diversa dalla terzina. La terzina è fatta così, andiamo a selezionarla bene. Ok? Qua
Questa invece è una nota da un ottavo. Ok, è una nota da un ottavo e due note da un sedicesimo ciascuno. Non è regolare. La prima era regolare perché andava incastrata in un quarto di tempo. Questa invece è regolare perché la prima nota è da un ottavo e cade perfettamente con questa nota da un ottavo. E le altre due sono da sedicesimi. Quindi due note da un sedicesimo messe insieme formano un ottavo e cadono con questa no, con questo fa. Col fa della mano sinistra. Quindi il secondo gruppo fa così. A differenza della terzina. Questa è la terzina. Questo è il gruppo regolare. Uno regolare, l'altro regolare. Poi. Ora andiamo sempre alla fine della battuta numero 3. Quindi qua. Quest'altra frase. Do, re, mi, mi, fa, sol, do, si, si, la. Ok. Poi di nuovo, la, sol, fa, mi, re, fa, la, sol, fa, mi, re, fa. Ora attenzione a questa frase, perché è molto simile a quella di prima, ma sale, non scende giù. Prima faceva così. Ve lo faccio sentire. Scendeva sul do. Su questo do, vedete? In questa maniera. Ve lo faccio sentire dal PC. Ok, e ora invece sale sul si. Attenzione qui. Sul la, scusate, sale sul la, non sul si. Ok, per poi chiudere col si. Quindi. Per far ciò abbiamo bisogno qua di un giro del pollice, perché non abbiamo abbastanza dita per salire su così in alto. Quindi faremo do, re, mi, mi. Do, re, mi, mi, con il terzo dito, il mi. Poi il fa giriamo. Fa, sol, la, si, si, la. Possiamo girare dopo il terzo per comodità. Oppure possiamo girare anche dopo il secondo, così chiudiamo col quinto dito su si. Quindi fare così. Do, re, scusate. Do, re, mi, mi, fa, sol, la, si, si, la. Vedete che arrivo giusto col quinto dito su si bemolle. Si bemolle che abbiamo il si bemolle in chiave. Quindi tutti i si sono bemolli. Niente, queste due variazioni. Io mi trovo meglio a girare dopo il terzo, un po' come la scala di do. Anche se non siamo in tonalità di do, perché abbiamo un si bemolle in chiave, quindi non è la tonalità di do maggiore. Quindi, detto questo, niente, spero di essere stato molto sintetico in questo video tutorial e che sia tutto chiaro. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, condividete, mettete like in questo video e seguite i miei canali se ancora non mi state seguendo. Ciao e al prossimo video!